Gianfranco, credo che avrai mille impegni, ma stai seguendo il Cagliari. Sì, lo sto seguendo e sono molto contento di come stanno andando le cose, mi fa piacere. È una squadra che si trova in una posizione importante, meritatamente, questa è la cosa più bella. Sta giocando, ha perso le ultime due partite, però ha creato tanto, forse è questo che un po' dispiace. No, dispiace, diciamo che la prima l'ha persa contro una grandissima squadra e l'aveva quasi vinta, quindi ci può anche stare, quando giochi con squadre di questo livello ci può anche stare. La seconda è stata più una sorpresa, però anche quella è una partita insidiosa, perché l'Udinese giocava una partita estremamente importante per loro e ci tenevano a vincere. Il Cagliari è riuscito a pareggiare, ha creato tanto e poi ha avuto la sfortuna di subire gol subito, non ha potuto neanche riorganizzarsi. Diciamo che ci possono stare queste due sconfitte. Quello che conta è che la squadra si trova dove si trova, perché è una realtà ed è una realtà importante. L'ultima, ovviamente, tu conosci benissimo Tommaso Giulini, presidente. Nell'anno del centenario sta facendo grandi cose, dal mio punto di vista si merita tantissimo questa squadra. Ma io di quello che sta facendo Tommaso e di quello che sta facendo il Cagliari Generale ne ho sempre parlato in maniera entusiasta, perché sin da quando io comunque sono venuto a lavorare con questa società ho notato che si stavano facendo tutta una serie di lavori, non solo nella squadra o nel campo, ma anche tutto intorno, costruendo, diciamo, il rapporto tra la squadra e la tifoseria, tante iniziative per i bambini, per le famiglie. A me mi è sembrata una cosa giustissima, è un percorso che secondo me in pochi hanno fatto e che secondo me darà un vantaggio anche in campo alla squadra.